Ciao, mi chiamo Roberto Dellicarri, sono un insegnante professionista di tecnica vocale. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro dedicato a cantanti, insegnanti di canto, a chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce, è disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement, o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. L'ultima volta che ci siamo visti ho reagito ed analizzato The Sound of Silence nella versione dei Disturbed, e oggi vorrei provare a combinare due suggerimenti in uno. Da una parte ho ricevuto un sacco di richieste di reagire ed analizzare qualche brano dei Pentatonix, e dall'altra c'è YouTube che continua a propormi nella mia homepage, soprattutto dopo l'ultimo video, proprio la versione cantata dai Pentatonix. E quindi credo che sia proprio l'occasione giusta per farlo. Devo premettere che non so molto dei Pentatonix, cioè per ora tutta la mia conoscenza si basa esclusivamente sull'ascolto della loro versione di 12 Days of Christmas, che mio figlio di 3 anni adora e che dallo scorso Natale non fa altro che chiedermi di ascoltare e riascoltare. Quindi diciamo che so che sono straordinari, però diciamo che la mia conoscenza si limita un po' a quello, e credo che tempi siano adesso forse piuttosto maturi per cominciare ad andare un po' oltre ed immergermi un po' nel loro mondo, anche perché Natale finisce da un pezzo, quindi. Ok, pronti, partenza via? Cominciamo. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted of silence. Hello darkness, my old friend. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I've come to talk with you again. Mi piace molto molto la sua voce e il suo timbro bello corposo che subito diciamo coglie la mia attenzione, il mio gusto e il mio interesse. Quello che qui in queste prime battute iniziali richiama un po' anche la mia attenzione sono soprattutto questi attacchi del suono nelle note gravi. I've come to talk with you again. Sono molto molto belli. E poi la cosa che mi veniva da pensare prima mentre ascoltavo è che soprattutto quell'inizio, hello darkness, my old friend, qui in questo contesto, questo effetto con queste note gravi ci sta molto molto bene, perché lui qui sta dicendo hello darkness, e se dici hello darkness stai cominciando a creare una sorta di dialogo con l'oscurità. E quindi se cominci a creare un dialogo con l'oscurità, ti metti un po' a... scendi un po', diciamo, a quel livello, cerchi di parlare un po' quella lingua. Quindi questo effetto cupo, un po' aspro, crea un effetto che è molto molto adatto, secondo me, alla circostanza. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Mi piace molto quello che loro invece, gli altri, stanno facendo dietro le quinte, perché stanno creando
un tappeto molto molto morbido, quindi stanno cercando di essere il meno invadenti possibile. Diciamo che la vocale U è la vocale probabilmente che meglio incarna quelle caratteristiche di dolcezza, leggerezza, morbidezza. Stanno cercando di creare un contesto sonoro in cui effettivamente l'unica cosa che possa veramente emergere in questa fase iniziale, in cui peraltro l'intensità è molto bassa, è semplicemente la voce del solista. Bello. Within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Bello, mi piace molto. Voglio riascoltarlo. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo. Mi piace molto la parte ritmica che sta facendo il cantante che fa beatbox. E lui sta facendo questa ritmica. Streams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Che è bello perché lui sta con questo groove, con questa ritmica un po' latina, che mi rimanda un po' alla rumba, sta creando un bel contrasto tra, diciamo, la staticità della melodia e questo movimento, questa energia, questo dinamismo che lui invece sta creando ritmicamente. Quindi mi piace, molto 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 bello. Bello qua. Mi piace da morire questo anticipo. Bello, mi piace perché qui stanno creando un anticipo ed è come se idealmente volessero prendere il cantante solista qui per mano e, diciamo, indicargli un po' la strada, dire andiamo qui. E quindi lo anticipano e gli indicano la melodia e lui segue. La sua voce è molto, molto particolare, è molto acuta e crea qui subito dopo il cantante, il primo cantante, un bel contrasto tra questa voce profonda, rotonda, corposa e aspra e questa voce molto più eterea, molto più leggera, molto più acuta, molto più sottile, quasi femminea. Bello, mi piace molto. Mi piace questo pianto che ci mette nella voce. È un piccolo abbellimento, ma è un bel effetto che in questo punto del brano crea. Bello anche qua. Loro qui stanno sostanzialmente anticipando un po' l'accordo, stanno facendo a cappella l'accordo che chi ha familiarità con la versione originale si aspetta quell'accordo più in là, un po' più in ritardo, e invece loro qui lo anticipano. Ce l'hanno messo prima, in realtà doveva arrivare qui, non ancora. Qui ci andava questo accordo, ma loro creano questo bell'anticipo che è per me inaspettato e mi colpisce ed è bello.
of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing. Wow. Of silence. Of silence. Of silence. Of silence. Of silence. You do not. Ok, fermiamoci un attimo. C'è un sacco di roba qua. Molto, molto bella, molto interessante. Voglio ascoltare un po', quindi. Bellissima voce. Qui su questa parola so sta, diciamo, allargando un po', sta allargando un pochettino gli spazi interni, cioè sta abbassando un pochettino la laringe son, e andando quindi a creare un effetto di risonanza diverso, più, un po' più importante. E lo fa solo per un attimo, però è bello, mi piace molto. Come mi piace tantissimo. Come mi piace tantissimo, perché? Perché lui qui sta aprendo di più, sta aumentando l'intensità. Quindi sulle parti più acute della melodia sta aumentando di più l'energia, sta cantando di più. Che credo che sia proprio non solo giusto, ma soprattutto necessario, perché qui stanno cominciando a costruire un po' più di intensità. La stanno aumentando, quindi ci sta. Mi piace molto. Mi piace tantissimo anche qua. Mi piace perché qui, se ci pensate un attimo, nessuno si sognerebbe un po' di dire no one there. Please, no one there. No one there significa che nessuno deve permettersi di fare qualcosa, e in questo lui è molto credibile, perché ci sta mettendo energia, ci sta mettendo autorevolezza, sta mettendo un pelo di aggressività in più, e per me risulta molto molto credibile. Alla fine è un ordine e ci vuole la giusta attitudine per comunicarlo in maniera energica ed efficace. Perfetto, mi piace. E questo è bellissimo, bellissimo. Bellissima discesa negli inferi. La sua voce l'adoro, è molto molto bella. E questo contrasto è inaspettato e mi coglie completamente alla sprovvista. E questo è ciò che crea per me interesse e mi tiene ancorato a loro, mi tiene coinvolto al 100%. Bello. Bello anche questa parte. Cioè loro che stanno facendo qui? Loro? Adesso stanno preparando il terreno per far cantare la cantante, ma non lo fanno in maniera brusca, con un cambio di tonalità improvviso. Stanno costruendo un ponte armonico che in maniera molto fluida,
che scorre bene li porta al cambio di tonalità. Quindi diciamo che loro stanno creando questo ponte e lo stanno facendo così. Loro stanno ripetendo questa parola, of silence, quindi si stanno agganciando alla parola finale per creare un ponte che comincia a diventare non più la fine ma l'inizio di qualcosa di nuovo. E dopo la ripetizione della parola silence, che quindi si trasfigura in qualcosa di diverso, di nuovo, stanno anche facendo un ponte armonico, quindi un cambio di tonalità, che è così, che scorre così bene, così fluido. Quindi loro stanno facendo praticamente stanno andando su questo sol, quindi stanno facendo un passaggio da fa diesis minore a re, a si minore, a questo sol, che diventa il lancio, diventa il ponte per la nuova tonalità che riparte con il la. Troppo bello, troppo intelligente. Bello. 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 An echo in the world of silence. Bellissimo, bellissimo. C'è un sacco di roba qua. Loro qui stanno facendo un tappeto che è completamente diverso da quello che avevano fatto inizialmente, quel tappeto morbido, quel velluto. Qui si sta trasformando da un tappeto statico a un tappeto dinamico, perché loro stanno qui ricalcando la ritmica. No, tu, tu, ta, do. You da, no, you do na, no. Stanno ricalcando quella ritmica che fa il beatboxer, e lo fanno con queste diciamo con questa ripetizione, con questo eco delle parole che la cantante sta cantando. Bellissimo. Questo aumenta l'intensità, aumenta il movimento, e io mi sento più coinvolto da questo movimento. Bellissimo. Bellissimo tutta questa parte. Bella questa parte qui, questa variazione. Bella. Questa qui credo che sia la stessa variazione che ho sentito fare al cantante dei Disturbed, che è una variazione molto 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 bella questa qui, perché va in acuto all'improvviso, e ma anche quella, diciamo, componente di esplosività che è assolutamente in linea con l'intensità che si è creata fino in questo momento, anzi contribuisce ad aumentarla anche di più. E è una variazione bellissima che ho apprezzato anche nell'altro video, e onestamente l'avrei fatta anch'io perché è proprio bella. E in questo non so se c'è, immagino che sia anche una forma di tributo forse a quella meravigliosa versione dei Disturbed.
In ogni caso, bravissima lei, bellissima voce. Words, bellissima unità. È bellissimo contrasto qui tra la parola words, che è chiusa foneticamente, è un po' rotonda, e questo silence che è completamente invece orizzontale, completamente aperto. E qui lei, diciamo che sta aumentando quindi l'energia, sta aumentando l'intensità, ma lo sta facendo con questo suono penetrante, squillante, come una lama. E se ci pensate un attimo, questo suono appuntito un po' mi fa pensare anche al fatto che certe volte la parola silence, certe volte i silenzi possano ferire, possono essere più taglienti delle parole stesse. E quindi diciamo che qui io sento proprio questo, mi viene da pensarmi e da immaginare che questo silence appuntito, tagliente, pieno di, diciamo, aggressività, esasperato un po', mi porti proprio a percepire il dolore che il silenzio può causare. Ok, andiamo avanti. Bellissima questa discesa. Io non me l'aspetto questa cosa, qui loro la fanno, bello. Wow, bellissimo. Mi piace da morire, davvero, sono molto colpito, mi piace tanto. È molto molto forte, tutto quello che stanno facendo è così forte e mi arriva tanto, per tanti tanti motivi. Però voglio riascoltare un po' questa ultima parte. E qui loro qui si fermano per un attimo e creano questo momento di breve sospensione che, diciamo, mi aiuta un pochettino a riposarmi, a prendere un attimo una breve boccata di ossigeno dopo tutta questa sovrastimolazione musicale. È come se ci permettessero di così riemergere un po' da questo oceano, di prendere una bella boccata d'ossigeno e di riempirci i polmoni per reimmergerci in questo gran finale. Mi piace tanto la sua voce, l'effetto che sta accadendo. Ci sta mettendo questo suono un po' pressato, un po' aggressivo, aspro, come dicevo prima, ruvido, perché sta portando all'esasperazione, all'estremo, l'enfasi. Questo è l'apice del brano e quindi tutto viene portato, tutti i volumi vengono portati al massimo, come se avessimo un mixer e portassimo tutte le leve verso l'alto. E questa voce che entra così in maniera cattiva mi dà proprio l'ultimo colpo prima di farmi
capitolare al suolo. Bellissimo, bellissima voce, bellissima. Bellissime scelte interpretative, bellissime dinamiche. È perché questo contrasto qui, qui la ritmica si ferma, tutti si fermano all'improvviso e forse per la prima volta nel brano si compattano tutti assieme, vanno all'unisono e cantano all'unisono la stessa melodia per poi, diciamo, riprendere ognuno di nuovo la propria strada melodica. Bellissimo. E qui questa variazione ritmica, pom 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 pom. Qui. È come se qui, da quel ritmo, da quell'atmosfera che ci ha accompagnati fino ad ora, ritmicamente latineggiante, qui invece va verso la dance, cioè va da un'altra parte. E questo mi spiazza ancora una volta, mi colpisce perché io non me l'aspetto. E... bellissimo. E tutti quanti a voce piena. Piccoli piccoli, perché devono concludere e devono tornare gentili, devono tornare morbidi, devono un po' ricalcare la parte iniziale. La parola che dicono peraltro è silence, quindi diciamo che tutto diventa più silenzioso, tutto più quieto, e loro anche vedo qui che abbassano anche il capo. E quindi anche scenicamente stanno comunicando in maniera efficace, forte, vera, autentica, credibile questo brano, il messaggio forte che accompagna la musica. È bellissimo. Cioè, cosa si può dire di questi ragazzi? Cioè, per me sono tutti forti e sono singolarmente, individualmente e collettivamente una forza della natura, molto molto tecnicamente consapevoli, padroni dei loro mezzi, espressivi, creativi, hanno gusto, hanno questa capacità di esprimere bene e di interpretare meravigliosamente bene con le loro voci il messaggio. Cioè, mi piace veramente tutto di loro. E per me ascoltarli, cioè, è stato proprio appagante dal punto di vista emozionale, dal punto di vista musicale, dal punto di vista tecnico, cioè c'è tutto. Ok, fine del video. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto in qualche modo, vi abbia fornito qualche informazione o una prospettiva diversa in aggiunta alle vostre considerazioni, alla vostra prospettiva. E mi farebbe tanto piacere magari leggere, saperne di più anche sui Pentatonix, mi farebbe tanto piacere leggere i vostri commenti, dai quali imparo sempre tanto. Se apprezzate questo video, mi farebbe tanto piacere se poteste lasciarmi un like e se poteste iscrivervi al canale e se poteste cliccare sulla campanella per rimanere sintonizzati con me e rimanere aggiornati sulle prossime uscite e continuare a fare questo percorso assieme a me. Mi farebbe tanto piacere, sarebbe la ciliegina sulla torta. Bene, grazie tante ancora. Io sono Roberto Dellicarri e se volete allenarvi con me potete tranquillamente farlo andando sul mio sito internet robertodellicarri.com. Io insegno sia in italiano che in inglese ovunque nel mondo online. Bene, a prestissimo. Ciao ciao da Roberto Dellicarri.